Preghiera elevo a te, che sei l'immenso amore, sei il Dio dell'impossibile. Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, ti prego, agisci tu. Mio Dio, l'uomo che confida in te non è deluso. Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo. Dio, so che nulla posso io. Dio, ogni cosa affido a te. Mio Dio, spero nella tua bontà. Tu fai prodigi, tu fai agisci tu. Se tutto sembra
agisci tu. Sia lodato Gesù Cristo nella vita di ciascuno di noi, anche in questo 7 maggio 2021, in cui vogliamo insieme ricordare i 20 anni dalla canonizzazione e i 26 dalla beatificazione di Agostino Rocelli. Certo, è importante conoscere chi è Sant'Agostino Rocelli, conoscere la vita, perché la conoscenza è la base dell'amore. Ma quale conoscenza? Non si tratta ora di guardare alla vita di Rocelli come un manuale di storia, quasi fosse la storia degli Etruschi, dei Vosgi, oppure siamo nell'Ottocento, fine Ottocento, delle vicissitudini dopo l'unificazione d'Italia. Ai tempi del dopo Cavour, Cavour muore nel 1861, in pieno processo di unificazione non fisica forse, ma soprattutto delle persone di questo paese che è l'Italia. Ecco, qui c'è una parola magica, persone. Le persone sono state il campo di azione di Agostino Rocelli. Rocelli si è guardato intorno e si è chiesto a chi o a che cosa dedicare la vita, perché di vita ne abbiamo una sola. Una sola, e questo è importante. La risposta che è sorta dentro di lui è: bene, la dedicherò a Dio e alle persone. A Dio, perché è la fede che spinge al servizio. Una fede che non ci spinge al servizio non è fede, ma è una giustificazione comoda del nostro non disturbatemi, del meschino quieto vivere. La fede ci rende scomodi, perché ci scomoda. Questo è detto nel Vangelo, È detto nel Vangelo, dove si dice che dalla fede, il credere, si deve passare poi al venite benedetti dal Padre mio perché avevo fame e mi avete, eccetera, no? Sono le 7 opere di misericordia corporali, le spirituali si mediano nei vari passaggi del Vangelo. Ecco, queste sono elencate nel Vangelo di Matteo, il famoso capitolo 25. Dedicare la vita a Dio e alle persone. Ecco, ma perché proprio a Dio? Non si può dedicare la vita alle persone, punto e basta? Perché Rocelli ha messo anche Dio? Ecco, perché Dio ci permette di vivere in libertà, liberamente, che la libertà è uno dei doni più grandi che abbiamo, insieme a quello della vita. Ci permette di vivere in libertà le realtà più scomode. Chi non si sente libero non ha fede, non ha fede, perché Dio ci rende liberi sempre. Anche abbiamo sentito vite di santi anche nelle persone, nelle situazioni più tristi e nelle prigioni più oscure. Ecco, Dio ci permette poi di coinvolgerci con gli altri, ma senza lasciarci travolgere, e di rispettarli come persone create a immagine e somiglianza di Dio. Capito? Ho capito. Questa creazione a immagine e somiglianza di Dio, è vero, possiamo solo con la fede rispettarla, perché possiamo trovarci di fronte a persone abbruttite, deformate dallo stesso libero arbitrio, dalla stessa libertà che è posta nelle nostre mani. Ecco, una responsabilità grande. Allora, una scelta di Rocelli per Dio e per le persone. Perché per le persone? Perché sono la realtà. Le persone sono la scala, i gradini, il pendolo dei nostri giorni. Tutta la nostra vita è fatta, è intessuta di persone, ossia di relazioni. Allora, chiediamoci, bene, Rocelli ha scelto Dio, ha scelto le persone, ma perché ricordare questo santo, Agostino Rocelli? Qual è il senso di ricordare la vita, di ficcare il naso nella pluralità di bene che ha seminato? Certamente, lo sottolineo 10 volte, non per imitare
il bene con gli stessi mezzi e con le stesse soluzioni operate da lui. E cito il Vangelo, gli apostoli affamati colsero delle spighe e se ne cibarono direttamente del contenuto. Ma chi di noi fa questo oggi, no? Oppure chi di noi pensa di andare a incontrare le donne aspettandole al pozzo? Cioè, il contesto è diverso, mutevole. Noi non possiamo copiare quello che ha fatto Roscelli, non possiamo copiare, ma accogliere la sfida, quella sfida importante che Roscelli ci offre. E Roscelli ci dice, guarda, fai della tua vita un dono d'amore, mosso dalla vivacità della tua fede in Dio. E fallo, cosa importantissima, secondo i doni che possiedi. E non perdere tempo a contare i doni degli altri, perché si finirebbe per invidiarli e a condannarci a essere infelici. E Dio ci ha creati perché potessimo apprezzare la nostra vita, i nostri giorni e godere della nostra vita. E quindi usa i tuoi doni, apri gli occhi alle grandi possibilità di bene che hai tra le mani e opera. Opera, è il Vangelo che dice, beati gli operatori, non i sognatori, perché la realtà è più importante dell'idea. Ed un sogno ha senso, pensate ai sogni di Giuseppe, se al risveglio poi lo si attua. Allora, questo è il messaggio di Roscelli e di tutti i santi, opera, datti da fare, tenere presente che viviamo tra persone umane poi. Questo è importante, ce lo dice sempre Papa Francesco, no? Ricordandoci che siamo tutti accumulati dall'essere, compresi noi, peccatori. È il massimo comune denominatore che ci accomuna, l'essere peccatori. Il minimo comune multiplo è l'essere santi e la santità. È coloro in questa sinfonia dell'imperfezione adoperarsi per rendere più armonica qualche persona, sollevarle secondo le nostre forze, le nostre capacità, soccorrere nelle necessità che si vedono. La nostra missione è questa, la nostra missione è questa. E l'essere secondo la misura, secondo i nostri carismi, è un termine tecnico questo che significa i nostri doni, ecco, l'essere secondo i nostri doni di aiuto agli altri. Allora, quali suggerimenti Roscelli ci dà in questa missione che è compito di tutti? Innanzitutto, non fare cadere dall'alto il tuo aiuto, ma mettiti vicino, sentiti compagno di viaggio. Uno che conosce la meta, certo, ma compagno di viaggio. E secondo, guarda, spendi i tuoi doni generosamente e umilmente, perché non li hai scelti, li hai ricevuti. E allora, dalli con gioia, la gioia della riconoscenza verso Dio che te li ha donati. Terzo, non aspettarti i risultati. Lavora sodo, fai la tua parte. Tirare il seme e basta, le somme non spetta a noi tirarle, a qualcun altro. Quarto, sii sereno, perché questo ti aiuta e aiuta a vedere le persone con occhi diversi. La serenità attira. Poi sii positivo, mettiti così con la gioia nel cuore. Metti del tuo con costanza, con tenacia, ogni giorno. Costruisci relazioni, ponti. Non perdere nessuna occasione e non escludere nessuno, perché tutti hanno un posto non solo nel cuore di Dio, ma anche nel mondo voluto da Dio. E vivi in pace, anche se andrai incontro a vere persecuzioni o incomprensioni. Dio è con te. E questo ti dà equilibrio e pace profonda. E non staccarti mai da Dio, non staccarti, perché è Lui il fuoco che alimenta il tuo spirito e che dà sempre senso alla tua vita. Tieni presente questo,
e il valore che tu dai alle cose cambierà. Niente, nemmeno un centesimo riusciremo a portare di fronte a Dio. Perché? Perché tutto di fronte a Dio perde valore, perché Lui è il valore immenso. E Dio è la ricchezza che nessuno mai ti potrà togliere, è la nostra realtà. E per noi suore la sfida è fare tutto questo insieme, pur essendo persone con storie, con idee, con provenienze diverse. Abbiamo scelto la comunità. Le suore sono coloro che vivono insieme, che vivono la comunione, che vivono la comunità, sapendo che il tutto è superiore alla parte e che il bene di tutte, e proprio per il bene di tutte, si è disposti ad integrarci le une con le altre. Essere suore significa volere fortemente, desiderare, vivere in comunione stretta con tutte, tanto da sentirle sorelle. E questo è un impegno, perché ci impegniamo a conoscere come si fa a vivere serenamente tra persone sante, ma toccate dal peccato, peccatrici, come dice il Papa. È una sfida questa, è una sfida questa. Ma insieme la missione diventa credibile e possibile. E da ultimo, e concludo, abbi fiducia in Dio e con Lui anche tu, dove sei e come sei fatto, farai cose sante, come Sant'Agostino Rocelli. E allora, buon cammino in unione di missione, di preghiera e di fraternità. Grazie.